Ciao ragazzi, sono Reskillers. Oggi video diverso di Diablo 4. Stavo un po' navigando in internet per la rete ed ho trovato questo video di Mattias che spiega le sue 10 ragioni e le motivazioni per le quali lui adesso è annoiato di Diablo 4. Quindi voglio, diciamo, guardare insieme a voi questo video, reagire un po' alla cosa e vedere se queste reazioni sono vere o no e se siamo d'accordo o no. Prima di partire con il video, vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, di attivare la campanella, di mettere un like e che sono sempre live su stream Kick lunedì, mercoledì e venerdì pomeriggio. Quindi mi trovate in live stream su questa nuova piattaforma. Comunque, bando alle ciance e via al video dopo la sigla. Legends never die, they become a part of you. Eccomi qua, ragazzi. Lui alla vostra destra è Mattias. Andiamo quindi a sentire le 10 ragioni per le quali adesso è annoiato di Diablo 4 e cercherò di dare una mia impressione in base alla mia esperienza di gioco, ma anche confrontandomi con quella che può essere l'esperienza hardcore o quella più casual. Andiamo a sentire. I'm level 100, I've beaten Uber Lilith, I've played over 200 hours of Diablo 4, and here are 10 reasons I'm tired of this game. Number Allora, già dico la prima cosa. Sei livello 100. Hai giocato 200 ore, hai finito Uber Lilith, direi che non ti stai annoiando di Diablo 4, direi che fondamentalmente hai finito Diablo 4, però andiamo avanti. One, the grind is just too much. I've loved Diablo 2 since I was a kid, and one of the reasons I still love that game is because it doesn't require me to commit my entire life for weeks in order to max out a character. I can grind for a few days and realistically expect to have accumulated most items that I'm looking for to kind of max out my character. A lot thanks to trading as well. So heading into this game, I was not prepared for the commitment required in order to not only reach level 100, but to optimize my gear and don't get me started on what it took to kill Lilith. Basically, I'd like to be able to experience the endgame of Diablo 4 without committing 10 hours a day for weeks. Let people level up faster, is all I'm saying. At least to level 90 or so. And then it can slow down a bit. That's Allora, su questo in parte ha ragione, si livellava molto più lentamente prima della patch, ma adesso il problema è fra virgolette risolto. Il grind serve e c'è sempre stato, sia Diablo 1, Diablo 2, Diablo 3 e Diablo 4. Indubbiamente su Diablo 4 la percentuale, l'asticella per poter accumulare gli oggetti è un pochino più alta, ci vuole un pochino più di tempo, ma siamo anche nella season 0, fra virgolette, quindi non c'è season ancora fondamentalmente, e quindi le cose andranno a migliorare. Diciamo che per come la vedo io, questa che stiamo giocando adesso è una grande beta, è un open beta aperta fino al livello 100. Ancora stanno lavorando al gioco, però devo dire, i passi sono stati fatti, sicuramente c'è tanto da migliorare, ma solo grind, insomma, mi trova in disaccordo. La vedo più una problematica per un giocatore casual, per un giocatore quindi da una volta ogni tanto, piuttosto che per un giocatore di Diablo. Fine. Number two, why is Tree of Whispers, Fields of Hatred, and the Legion events, and world bosses, and even just running around farming the open world so meaningless? All of Allora, questo è questo di avere dei contenuti senza motivazione, cioè soprattutto quello di farmare all'esterno e di andare a fare le quest, è vero per una tipologia di giocatori, per altri può essere, diciamo, la prospettiva può essere diversa. Per un casual magari scoprire le zone, oppure per una persona a cui piacciono proprio le scoperte dei nuovi posti, potrebbe essere un incentivo a visitare tutto il mondo. Per altri che pensano solo all'endgame, quindi a livellare facilmente, potrebbe essere sì, indubbiamente più noioso, però è vero che di fatto le cose da fare poi alla fine sono sempre le stesse. Of it. There's literally no reason to do any of these things once you're in the endgame, or pretty much ever. Adesso più di prima fare questi eventi è abbastanza inutile perché con la guida che vi ho lasciato, per esempio, sui Dungeon Nightmare per la velocità di exp, altro da fare se uno vuole expare non c'è in realtà, bisogna fare solo quelli. In terms of effectively increasing the power of your character, I mean, they're fun to experience once or twice at first, but the game doesn't reward you at all for grinding these activities, which completely removes my motivation to do them in the endgame, which is sad because now there's less content for me to enjoy. Number three. Allora, parlando del fatto che in effetti fare le quest da poco, potrebbe essere vero, bisognerebbe mettere magari
un reward particolare, che so, un amount se si fanno tot ripetizioni di qualcosa, per dare un'incentivazione nel continuare a fare trio whispers con uno scopo in più oltre quello della poca esperienza e dei piccoli oggetti, insomma, sì. Magari un qualcosa di più, che ne so, un vestito, ad esempio, no? Uno transmog particolare, se ne fai 500, potrebbe dare un appeal in più alla cosa, sì. The only endgame activity outside of dungeons worthwhile if I want to grow my character is to do Helltides, purely to farm forgotten souls that can't be found anywhere else. Honestly, I think this is great. I love speed farming these temporary areas once in a while for a specific reason. But why is Helltides one of the only activities that actually has a purpose? And why do I need to use a third-party site to make the gameplay of Helltides actually satisfying and... Qui siamo sempre nel solito problema. Allora, una volta arrivati nell'endgame, c'è il giocatore che ci è arrivato con calma, il casual gamer, chiamiamolo così, ma non è un casual gamer, è magari un giocatore che si vuole prendere l'esperienza con calma e godersela, e poi c'è il giocatore che rusha. Per il giocatore che rusha, quando ci vanno a fare gli Helltide, in effetti, avere una sorta di guida sul dove andare, come ottimizzare, sarebbe meglio, e lo trova tramite applicazioni terze, indubbiamente sì, magari qualcosa potrebbero aggiungere nel gioco stesso, ma per un giocatore che si vuole godere l'esperienza... è carino andare in giro, visitare, scoprire e non avere per forza lo scopo di massimizzare tempo, ore, farm. Non tutti su Diablo, specialmente i nuovi giocatori, vogliono avere questa massimizzazione di tempo, ore, farm. Vogliono semplicemente godersi l'esperienza. Quindi di fatto mi trova d'accordo per un giocatore più hardcore, ma per un giocatore softcore o casual, secondo me, come è impostato l'Helltide va benissimo. E non solo, non dimentichiamoci che nell'endgame... non c'è tantissimo vero, ma c'è comunque il PvP e magari lui non gli interessa. Il fatto che non interessi il PvP non vuol dire che non ci sia. C'è, si potrebbe fare, ma non viene fatto fondamentalmente. Quindi ci sono dei contenuti da fare endgame. Non sono tanti, ma dire che c'è solo l'Helltide secondo me è un po' riduttivo. Però sicuramente potrebbero essere di più, come il video che ho fatto precedentemente parlando dei War Boss, che potrebbero essere, no, una sfida, mentre per ora non lo sono. Enjoyable. Just tell me on the map where the mystery chest is and highlight for me where the events are. You can make it exciting, like, oh, there's a horde of demons coming in this particular area, like, hurry up and save the people. So overall, I think the Helltides experience is great as a concept and it can be improved. Then there's Nightmare Dungeons. For a while, it was great to complete these to upgrade my glyphs for my Paragon board, like, it felt like there was a purpose for completing them. But now that all of my glyphs are level 21, max level, Nightmare Dungeons, other than just farming, killing monsters, it's just a way to challenge the power. Però anche qui, ragazzi, ci riportiamo un po'. Dice che sono noiosi i Nightmare Dungeon. Qui ci riportiamo un po' a quanto ha giocato. E questo è un po' il problema in generale degli streamer, dei content creator, che se lo mangiano il gioco alcune volte, specialmente questo tipo di gioco, e poi si annoiano. Cioè, io mi rendo anche conto che hai giocato 200 ore, hai tutti i glifi di livello 21, ragazzo. Che cosa vuoi? Hai finito il gioco? Cioè, non... io... vuoi di più? Sicuramente sarebbe meglio mettere qualcosa di più, però ti sei mangiato il gioco, cioè goditi anche un pochino di più l'esperienza. Questo è un po' sempre il problema di tutti quanti questi streamer che vogliono essere per forza hardcore e poi di fatto mangiano il gioco, ci stanno una settimana e poi se ne vanno, perché così non te lo godi, secondo me. Sì, non fai Nightmare Dungeon, c'hai tutte le i glifi di 21, bravo tu, hai giocato 14 ore al giorno. Power of my character. The fact that I've found better items back when I was level 70 two weeks ago, killing mobs in the... Non lo considero un problema reale per i giocatori, come li vedo io, reali. I giocatori che giocano un tot al giorno, questo cosa che ha fatto lui, secondo me riguarda non so, un 2% dei giocatori di Diablo 4, il restante gioca normalmente, magari spinge un po' di più, ma quello che dice di aver fatto lui... così poco tempo vuol dire che veramente hai dormito e hai giocato Diablo. Open world, then what I'm finding now at tier 90 plus Nightmare Dungeons, it makes no sense. You'd think at least the minimum item power of the items that drop in higher tier dungeons would increase. But no, I am literally punished for spending my time trying to do harder content. The most efficient use of my time would be to speed farm tier 40 dungeons in groups. That sounds awful and boring. No, thank you. Speaking of harder content, beating Uber Lilith as a solo rogue took me over 1600 attempts over 9 days. You should check out the video to see my misery if you haven't already. Yeah!
It was honestly a huge sense of accomplishment for me, but the fact that I was not rewarded in-game at all, other than a red horse that kind of looks like the other red horse I already had, how about making her drop at least some high 800 plus item power loot, maybe rare uniques, anything? It just feels so weird, like why is there zero reward and purpose to do the hardest content in the game? And since the tweet the other day revealing that rarest uniques can drop from level 85 monsters onwards, like it's more likely you'll find Shaco spamming lower tier dungeons than I would be slowly slogging through 80 plus tier dungeons. How does that make any sense? The hardest content should provide the best loot, or am I crazy? Number 6, the stupid, nonsensical drop rates of the rarest uniques in this game. Let's be honest, Diablo 4 is basically like sitting in a casino in front of a slot machine, hoping you hit the jackpot and find Shaco. The only difference is the slot machine is rigged, and you can't actually win. The players of this game are set up to fail thinking that they can find these items. People are gonna waste hundreds of hours and never find even one of them. And let's say they do, you find Shaco and it rolls poorly. Sono d'accordo. Questo sono d'accordo. Già è difficilissimo droppare questi oggetti. Più li metti con percentuali che variano, no? In base alle statistiche, quindi che possono essere randomiche. Io l'ho già trovato una volta, lo trovo da 4, cooldown reduction qui 4,8 su da 4,4 a 10 sull'oggetto più raro del gioco. Tu mi dai delle statistiche che fanno ridere. È pesante. Io lo capisco, questo in effetti è un sistema randomico pesante, però non sono del tutto in disaccordo con l'avere degli oggetti ultra rari, perché danno più soddisfazioni. Per quanto riguarda Lilith invece, che non droppa cose particolari, su quello potrei dirvi: uno ha la soddisfazione di averla uccisa e si tiene la soddisfazione per sé senza bisogno di drop, però chiaro, magari il titolo tipo ho ucciso Uber Lilith, non lo so, qualcosa che sicuramente ci sarà. Però per quanto riguarda gli oggetti, la randomizzazione delle statistiche almeno sugli oggetti ultra rari potrebbe essere tolta, e se li trovi col massimo delle statistiche o con quelle statistiche basta. Non mi mettere anche le randomiche, altrimenti se la trovo che fa schifo, poi che faccio, mi rimetto a farmarne un'altra? Percent DR out of 10? Like, if it's that rare, why do the stats vary so much? Yeah, in my mind, it's borderline abusive to the player base of Diablo 4 to put these items in the game and somehow make people think that they can be found. Number 7, managing and organizing my items, my stash, sigils, elixirs. I mean, God, it just feels so bad. Guarda, nemmeno lo sento su questo. Ha ragione. Metteteci un qualcosa per pingare l'oggetto, per ricordarcelo, un mark sopra l'oggetto, almeno un colorino per farci ricordare quello che è perfetto, quello che non è perfetto. Ogni volta bisogna rileggere tutti gli oggetti per ricordarsi e vedere quando l'avete messo in banca, cosa facevano. Guarda, lo metto avanti perché sono d'accordo. Non so che dici, ma mi fido di te. Vabbè, sentiamolo, ma... Bad, frustrating, annoying to not have sufficient space for all the items that you make me pick up. And a lot of times not even be able to pick it up because my inventory is full and then I have to hover over each individual item to read to see if they're good or not. I mean, I think I've read more text over the last 3 weeks than I have in my entire life. I'm an audiobook kind of guy. And instead of giving me the option to mark an item as junk, just give me the option to lock an item as quality. This way I only have to lock an item 1 out of 100 times instead of junking an item 99 out of 100 times. Number 8. We had 2 beta weekends, a server slam, and right now we are in the 4th beta of Diablo 4. It's hard to accept this because it's technically not true. We can all play the full game, we paid for it, right? But it's definitely a work in progress. We knew this coming into the launch of this game, but there's so much that would improve the experience of playing this game. And è così. Sei nella Blizzard, sono d'accordo con te, questa è la è una beta grande, come ho detto anche all'inizio del video. Quindi andiamo avanti. Yeah. Number 9. There's not enough build altering aspects or uniques. There's a select few items that are fun that I tend to gravitate towards, which is a great starting ground. There's not many items that allow for creativity. A lot of it's just bonus damage, bonus armor, and 90% of builds ends up using the same ones. I'm definitely excited for more build variety in the future. You know, different ways to deal more damage, different ways to be more tanky. Finally, number 10. Sbagliatissimo quello che ha detto sulla build. Quello che ha detto sulla build, ovvero che sono abbastanza ripetitive, allora posso essere d'accordo che ci sono alcuni oggetti che sono meglio di altri, indubbiamente, e che ci sono build che sono meglio di altri. Ma
Il difetto più grande che abbiamo noi nuovi giocatori, fra virgolette, diciamo le nuove community in generale, i giocatori che approcciano ad un gioco del genere, è il video. I video, i content creator che fanno sempre quei video con quelle build, difficilmente trovate altre build. Il fatto che noi seguiamo quei 3-4 content creator, magari americani, magari cinesi, che ti fanno quella build che funziona bene, va bene, quindi noi replichiamo quella e va bene. Nel mio caso, per esempio, ho sempre adorato creare le build da me, magari anche off meta, ma dire che non ci sono build è sbagliato. I giocatori adesso semplicemente si accomodano a non studiare la build, ma andare a vedere un video e copiarla. Chiaramente tutti quanti fanno lo stesso, tutti quanti modificano una cosa di quella build e tutti quanti fanno la stessa. Prendo un esempio sul Barbaro, allora il 99% gioca Turbine, Wildwind. Poi c'è qualcuno che gioca Oda come me, che ovviamente, ripeto, fatta a modo mio perché ci sono sicuramente delle varianti più forti, a me non interessa. Ma a me per esempio piacerebbe fare una build Strazio, probabilmente la farò. E ce ne sono altre comunque da fare, ce ne sono tante. Sono effettive come alcune? Probabilmente no. Probabilmente ci sono delle build migliori, ma non vuol dire che quelle che andate a fare voi sono peggio. Semplicemente ce ne sono tante da fare e la gente copia quelle poche che trova su internet, perché lo sbatti di andarsi a creare una build è un po', insomma, lunga, ed è uno dei motivi per cui non mi piace fare video di build. Probabilmente magari un giorno lo farò, però di fatto cerco sempre di lasciare libera la fantasia, di non fare focus su niente. C'è altra gente che lo fa, sono contento per loro, sono contento per chi li segue magari a poco tempo e quindi si copia la build, però chiaramente sono sempre quelle e quindi la fantasia si va un po' a perdere. È lo stesso che è successo poi sui giochi di carte, parliamo di Magic, parliamo di Yu-Gi-Oh, parliamo di Pokémon, quello che volete, che all'inizio si facevano soprattutto su Magic dei mazzi fatti da noi e quindi c'erano le persone più intelligenti, fra virgolette, che creavano mazzi più forti, e poi c'erano persone un pochino più stupide che facevano il mazzetto così com'era, il mono rosso, per fare un esempio di Magic, e fortissimo per carità, ma non con tante chain combo, no? Particolari o altro. Adesso con l'avvento di internet chiunque fa un mazzo forte, come chiunque fa una build forte, ma fa quella che trova. Se quella che trova su internet è sempre la stessa, farà sempre la stessa, quindi non è vero che non ci sono build. Sicuramente ci sono build un pochino più forti, ma di varietà ce n'è tanta. Quindi basta semplicemente applicarsi e farlo, tutto lì. Quello che magari è un modo, secondo me, di lamentarsi, e ditemi voi se siete d'accordo, è il fatto che cambiare build è molto lungo e macchinoso. Quello sì, a me piacerebbe avere due build, tre build, cambiare gear e quant'altro, ma il fatto che se devo cambiare build ci metto ore e ore e ore, più devo trovare i pezzi, è pesante. Concept of trading in this game is amazing. I kind of like that you can pretty much only trade rare items and that in-game gold has become a trading currency. Sono d'accordo. But how do I find people selling the items that I'm looking for? Or Vero. People who want to buy the items that I have? Do I have to use third-party sites or random discords? This seems crazy to me. Here's a free tip for Blizzard. Dovrebbero mettere systems of the most come su WoW, World of Warcraft, un trade channel. Ways to improve them and put it inside your un trade channel, una chat world con trade channel, con scritto cerco A, e tutti possono scrivere in trade channel. E poi ci si vede magari su un punto davanti a un Nightmare Dungeon, dove uno vuole, insomma. Però capito, trade channel, io scrivo, mi do via questi guanti, con questo e questa caratteristica, chi gli interessa mi whispi. Tu clicchi su quel commento, whisperi a quello che le vende, e poi ti metti d'accordo o viceversa. Sì, un canale apposito per il trade channel, secondo me, quello sì. Your game. It's shocking to però me that arriverà, like secondo me. Aren't there for launch. I mean, there already is a shop. You could just implement a basic system in there allowing people to list their items. I'm sure Blizzard will make some extra sales just from people having to click on that tab in order to do their trading. Whatever they end up doing, an in-game way to actually trade seems like a no-brainer move that would bring the community together instead of spreading it out across a bunch of third-party sites. In summary, I love this game. I wouldn't have played over 200 hours if I didn't. And if I came across harsh in this video or something, it's because I care. This game just has so much potential. The key problem is just that there are some cracks in the foundation that need to be fixed fast in order to keep the players happy. Like the things I've mentioned in this video, along with all the other feedback posts and videos across the internet. And then, once Blizzard has dealt with the basics, there's a million bells and whistles they can add to this game to make it more fun. I'm excited for all the new content and seasons down the track, like new items, skills, bosses. But please, Blizzard, for the love of Lilith, fix the foundation of your game before you do anything else. Thanks. Allora, ha aperto delle obiezioni giuste, altre sono anche dettate dal fatto che secondo me
ripeto, 200 ore, ok, ma hai finito il gioco fondamentalmente. Io per esempio ho giocato 200 ore, ma ho voluto proprio godermi l'esperienza, quindi ho fatto cose varie, anche che non davano esperienza. Lui sicuramente si è mangiato il gioco e questo è il risultato. Quindi sono d'accordo con alcune cose, su altre no. Fatemi sapere voi nei commenti cosa ne pensate, vi lascio ovviamente il link del ragazzo che ha fatto il video nella descrizione. Un saluto a tutti dalle Skill, e se sono curioso di sapere se vi piacciono questi tipo di video reaction. Ciao!